tutti, eccoci qui in questo nuovo video. Se sentite casino è il gatto che sta giocando con non so che cosa. Allora, oggi andremo a vedere questo e così vi faccio vedere se siete interessati a acquistarlo. Vi faccio bene vedere l'interno e tutto quanto. Allora, praticamente è scuola di disegno. Ci sono dei pennarelli con la guida per disegnare e con 6 pennarelli inclusi. Più 3. Aspettate, vediamo se riesco. Ok. No, non riesco, vabbè. Qua più 3. Ve l'ho già detto di Liscani. E quindi apriamo la confezione e ci ritroviamo questo mini album di disegno. Consiglio ai genitori. Niente, spiega solo che vabbè, ve lo spiego mano a mano quello che dice. Allora, praticamente qua c'è il pezzo sopra del corpo e l'occhio. Qui la scarpa e l'occhio di Gufetta. E qui i lineamenti del viso di Geco con il Geco. Praticamente ci sono dei pezzettini per far imparare, diciamo, ai bambini a disegnare i pigiamini. Qui di Gufetta e qui di Geco. Vedete? Qua ci sono le facce che poi sono sempre da colorare. Qui c'è Luna, la cattiva. C'è Romeo, qui c'è il ninja della notte, un altro ninja della notte, la macchina di Gat Boy, l'aliante di Gufetta e questa che non mi ricordo come si chiama, di Geco, e poi c'è la diciamo il loro posto segreto dove si trasforma, dove si riuniscono per andare a combattere i cattivi. E poi qua semplicemente c'è i disegni dei pigiamini interi con lo sfondo. Qua in basso c'è il disegno già colorato per ricopiare, volendo, per ricopiare come si colora. Vedete anche qua tutti e 3 insieme. No, aspettate, c'è un'altra pagina qua. Ok, e qui ci sono i cattivi, scusate, qua ci sono i cattivi, qua ci sono i cattivi con sempre il disegno colorato sotto. E poi qua sempre i disegni da colorare, ma con i nomi dei rispettivi pigiamini, vedi? Vedete? Connor, Amaya e Greg. E poi qua sono trasformati, c'è cioè Gatto Boy, Gufetta e Geco. Molto carino. Poi c'è Lunetta, Romeo e Ninja. E qua super pigiamini. E poi c'è 2 pagine vuote, penso, boh, per disegnare, non lo so, per scrivere, insomma, è carino come libretto. E poi sotto abbiamo anche delle lavagnette. Allora, la prima è così, e qua ci sono i cattivi, e dietro è fatta così. Aspettate, è bella grande. E dietro è fatta così, con lunetta e i pigiamini. E davanti è quadrettata.
Poi c'è, se riesco a prenderla, ok, questa che è di Geco. E dietro ci sono i pigiamini in questo modo. Poi c'è questa qui di gufetta a righe. E dietro c'è questo disegno qua, con Gatto Boy. Poi, per finire, c'è questa di Gatto Boy, con tutti i puntini così. E dietro è così. E soprattutto c'è questa spugnetta, questo pennarello per disegnare sulle lavagnette e questa penso sia per cancellare. E poi ci sono i pennarelli che tiro fuori. Ok, allora ci sono il rosso, il rosa, il nero, il blu, il verde e il viola. Ci sono i colori essenziali per colorare ovviamente i pigiamini. E quindi niente, è molto carino e diciamo che a chi piace i pigiamini è una cosa molto divertente da fare anche con i genitori, perché insegna parecchie cose carine e quindi io ve lo consiglio. E niente, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!